Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Savengel V-Media Pharma SRL, ultimo aggiornamento, 4 gennaio 2022. Cos'è Savengel? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Savengel durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'è Savengel? Savengel ha un farmaco a base del principio attivo escina più fosfatidilcolina, appartenente alla categoria degli capillaroprotettori e nello specifico altre sostanze capillaroprotettrici. È commercializzato in Italia dall'azienda V-Media Pharma SRL. Savengel può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni: Savengel 10 mg/g più 8 mg/g gel tubo da 80 g, Savengel 1% più 0,8% gel tubo 40 g. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: V-Media Manufacturing BV. Concessionario: V-Media Pharma SRL. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe: C. Principio attivo: escina più fosfatidilcolina. Gruppo terapeutico: capillaroprotettori. Forma farmaceutica: gel. Indicazioni: sintomi attribuibili ad insufficienza venosa, stati di fragilità capillare. Posologia: applicare il preparato 3 volte al giorno, spalmando in corrispondenza delle regioni dolorose e rigonfie, distribuendo uniformemente il gel fino ad assorbimento, anche sulle parti circostanti, senza necessità di massaggiare. Non superare le dosi consigliate. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Savengel non deve essere spalmato sulle ferite cutanee aperte, sugli eczemi e sulle mucose, anale, eccetera. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: evitare il contatto con gli occhi. Solo per uso esterno. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove ciò si verifichi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nessuna nota finora. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Savengel durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Savengel durante la gravidanza e l'allattamento? L'uso del preparato in caso di gravidanza e di allattamento non ha controindicato. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Savengel non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati: in casi molto rari si possono verificare reazioni allergiche, quali ad esempio esantema o rash e orticaria. Prurito, frequenza non conosciuta. Eventuali arrossamenti cutanei, peraltro estremamente rari, scompaiono spontaneamente. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non sono stati riportati casi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Vasoprotettori: codice ATC C05CX, l'escina e la fosfatidilcolina polinsatura, EPL, con sinergismo farmacodinamico e farmacocinetico, sorretto dalla particolare formula degli eccipienti, esplicano un'azione terapeutica estesa alle ramificazioni venose, proprietà farmacocinetiche. L'EPL per le sue proprietà idrofile e lipofile agisce da carrier, permettendo la penetrazione rapida dei principi attivi attraverso la doppia via delle ghiandole sebacee e sudoripare. La penetrazione rapida, dati preclinici di sicurezza. L'applicazione cutanea di dosi giornaliere di circa 14 volte superiori alla dose terapeutica per un periodo di 6 settimane ha dimostrato l'assenza di effetti tossici nel ratto, DL50 ratto, applicazione, elenco degli eccipienti: isopropanolo, glicerolo, trietanolamina, carbopol 940, acqua di colonia, rosmarino essenza, lavanda essenza, acqua depurata. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini.
Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.